Io mi inginocchio perché grazie a te pasta e grazie a sto vino che mi hai risollevato d'umore. Bella! Oggi ragazzi ho bisogno di tirarmi su, ma veramente su, perché è andato tutto storto, volo cancellato, giornata intensissima, tutto di più, ho preso l'acqua col motorino e questo le succede pure a voi, non solo a me. E qual è il modo migliore di tirarsi su? Goccetto di vino, una bella pasta asciutta di quelle buone, ai frutti del mare, che ne pensate? Ecco gli ingredienti: peperoncino, pomodori datterino, aglio, prezzemolo, salicorni ho trovato oggi, cozze, fasolari e lupini, poi le capesante e poi noro, linguini numero 7 di Liguori. E l'olio? L'olio buono non lo usate? Eccolo qua, agostite, possino. Da quant'è che non ci vediamo? E finisce sta pandemia che ti voglio abbracciare tutto quanto. Prendiamo tutti i frutti del mare, dai! Oggi sono stato fortunatissimo, ho trovato i frutti di mare preferiti, quindi niente roba, niente vongole veraci delle Filippine, ma le coste, i lupini, eccoli qua, e linguacce rosse. Sto scherzando, si chiamano fasolari, che sono speciali, pure questi qua hanno un gusto eccezionale, che li senti sotto i denti perché, ci presenti quando mangi il polpo? Ecco, la stessa cosa. Riempio un po' la vasca di acqua. La prima cosa che faccio, puliamo le cozze. Le cozze di solito hanno una barbetta, questo qua, quello che le consente di stare attaccate agli scogli, cozza con cozza, no? Adesso mi cozzano, scozzano da morì, vai, cozze pulite. Dopo una giornata del genere che vuoi? Ti vuoi solo che rilassare, vedi da mangiare e da bere. E noi faremo tutte e due e lo faremo in un modo antidepressivo, antiiettatura, anti tutto, che proprio ci dà una bella carica invece di positività. Ecco. Le cozze, mi raccomando, anche loro hanno la loro stagionalità. Vanno comprate d'estate e c'è qualcuno che dice che non vanno comprate con i mesi con la R. Ma perché d'estate? Perché d'estate sono belle, belle pienozze. Vedi così piccola, questa è piena, 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 piena. Quindi maggio, giugno, luglio, agosto, già a settembre cominciano a fare i capricci, cominciano a sentire freddo, vedo dentro l'acqua. Costano poco, sono buone, sono ricche di tanti sali minerali, fanno bene. Non fate i sciccosi con quelle vongolacce che vengono dalle Filippine, allevate. Compratene bella cozza, bella, italiana, sarda, gaeta, deformia, tarantina, e cozze velose magari a trovarle, quando si trovano mai. Battiamo i lupini. Eccola qua, brutta zozzetta, hai visto che ha fatto? Guarda qua, è piena di sabbia, guardate. E questa via, uscio via. Poi continuiamo. Vedi questa qua si è aperta, era vuota, qualcuno già c'è passato qua. Poi c'era un'altra rotta, la buttate perché è morta, una rotta così è morta, puzza. Infatti c'è l'odore più forte. Occhio, perché poi con una vongola fate i tirchi, fate così i tirchietti e vi rovina tutta quanta la salsa. Quindi attenzione, se vedete qualcosa non mi convince, guardate la mano. Oggi sono stato fortunato perché ho trovato il sacchetto, che dentro al sacchetto c'erano tre sacchetti all'interno, uno dei vongole lupini, uno dei cozze, come dicevo prima, e uno dei fasolari. E c'era l'offerta, 5,90 euro al chilo. Io a blu ho subito beccato l'offerta. Se voi avete paura di trovare la sabbia, soprattutto nei fasolari, e nelle vongole e nei lupini, il consiglio che vi do. L'acquestare non ci credo io, la cosa migliore è il secchiello, ma di che? Il secchiello d'acqua di mare. Sì, ragazzi, prendete il secchiello d'acqua di mare, non dentro la marana di Alberto Sordi, ma dentro a una situazione, diciamo, di un mare abbastanza discreto e così le fate proprio stare nel loro habitat. Così loro si sporgano, le mettete al buio, perché loro devono stare al buio, quindi le coprite con un panno che non vedono la luce e loro escono fuori la linguetta. E così piano piano che fanno? Prendono l'acqua e tirano fuori la sabbia, perché non trovano più sabbia nel loro habitat, trovano soltanto l'acqua di mare. E questo è il modo migliore. L'acqua e sale non ci vede perché deve essere talmente fatta bene, perfetta, che difficilmente riesce. I fasolari, eccoli, si sentono, se sono aperti si buttano, questi che dice la linguetta. Ancora sono vivi, vedete se li mette dentro. Poi, questi qua sono belli. Vedi questo? Questo gli facciamo ciao bello. Questo è morto, via. E questi sono buoni. Aglio, eccolo qua. Questa è la testa d'aglio. Faccio vedere la differenza fra la testa d'aglio e la testa mia. Oh, già ho capito, sei di qualcosa te, eh. Mostro, vedo questo qua di Vessalico. È un aglio fantastico, è quello che usano i liguri per fare il pesto alla genovese.
è profumatissimo, è buono, però abbiamo tutto l'aglio italiano che è tutto veramente buono. Aglio, olio d'agostino sommariva, vai, pure biologico è questo. Gambi di prezzemolo, così, ignorantemente, perché andiamo di corsa, non potevamo fare tanti grigori, eh. Piano piano, da freddo, fate partire l'olio piano piano, così estrae tutto il gusto dall'aglio e dal prezzemolo, tiè. So famo o non so famo? Io direi di sì, perché stasera ci vuole proprio la grande. Ci abbiamo la Malvasia puntinata del mio amico Imperatori. Vino autoctono del Lazio, un vino che costa intorno alle 8 euro, è un vino speciale per tutti i giorni. Per tutti i giorni, insomma, è un vino che si può bere, insomma, non è che costa più di 10 euro. È sincero, è schietto, capito? È un vino schietto questo. Ah! Mamma mia, vai! Così l'ho messo direttamente nel freezer, perché dopo che c'ho poco tempo, ho detto deve essere freddo all'istante. Buonissimo, buonissimo, perché ogni tanto il vino fermo ci vuole. Là che sta succedendo, metti tutti i mali tutti insieme, boh, qualcuno ci avrà da ridire. Perché ci avrà da ridire? Perché hanno tre cotture differenti, giustamente, è vero, ma io non mi metto a cuocere in tre padelle differenti cozze, fasolari e vongole. Dato che sono poche, non è una grande quantità, è per due persone, due e mezzo, pure quel disgraziatello mangerà la pasta, Mariuccio, io che faccio? Piano piano che si aprono, vi faccio vedere che faccio. La capesanta è un po' il frutto di mare un po' più chic, che si dà un po' più le arie, perché è un po' più del nord Italia. Al massimo noi qua nel centro Italia abbiamo i canestrelli, sono simili alle capesante ma sono più piccolini. Qui c'è il corallo, si leva il corallo, che si può pure fare una pasta, poi ha questa pellicina intorno e noi la leviamo. Queste sono fresche. Abbiamo anche questo pezzettino, che è quello che per cui rimane attaccato sulla conchiglia, e da controllare se c'è la sabbia. Io li metto poi a sciacquare qui. Ecco, qui ci sarebbe voluta un po' di acqua di mare, perché così rimangono belle saporite. L'acqua di mare a casa bisogna averla. Poi dite, ma tu sei matto, uno che abita in Val d'Aosta con l'acqua di mare come fa? Però la vendono pure, sembra una stupidaggine, vendono l'acqua di mare e il ristorante si usa, e perché così rimangono belle saporite, non gli levi il gusto del mare, anzi lo integri. Quando lavoravo nei ristoranti compravo queste tanichette di acqua di mare da circa 5-10 litri ed erano fantastiche, perché danno anche uno sprint, questa è una, lo dico tra me e voi, danno anche un bello sprint quando dovete fare la pasta, una pasta, un piatto di pesce, mettete un goccio d'acqua di mare, come la colatura della pesce, che botica fa. Quattro capesante, giusto per toglierci lo sfizio. Le prendo, le facciamo asciugare un po', le tamponiamo, così, se no si inzuppano troppo di acqua, così, vediamo che succede qua dentro. Belle di papà, belle, guarda qua, questa via, vedi? Mano a mano che vediamo quello aperto lo mettiamo via. Se no, l'alternativa per i grandi numeri, cuocete un frutto di mare alla volta con la stessa padella, senza che uzzozzate mille padelle, e così non li fate asciugare. Vedete che faccio io così? Soltanto i fasolari saranno da rimettere sul fuoco. Eccoli qua, uno, eccoli, vedete? Così, questo qua via, perfetto. Guardate quanto liquido. Poi io che ho fatto, avete visto, ci ho messo l'acqua, non ci ho messo il vino, perché così abbiamo anche più liquido di cottura. Così facciamo a metà cottura della pasta da linguina, le facciamo cuocere là dentro in questo sughetto. Immaginate che succede, il godimento assoluto. E i fasolari continuiamo a fare aprire. Eccoli qua, questa linguetta rossa che ti fa la linguaccia, no? Te fanno. E adesso il liquido lo mettiamo da parte. Allora, io faccio un po' in maniera grossolana. Il fondo piano piano lo verso, vedete? E guardate, l'impurità rimane tutta sul fondo. E abbiamo il nostro liquido bello, pulito e saporito. Ed ecco qui le linguine. E guarda che linguine. Queste sono spettacolari, ragazzi. Sono dei liquori. Guardate la porosità di questa pasta, fatta con grani che vengono dalla Basilicata, dalla Puglia, dal Molise, e la filiera è tutta tracciata, la fanno a Gragnano, e questa è un IGP, che vuol dire che deve essere fatta in quella zona con quell'acqua che proviene dai Monti Lattari, e lì
esce la magia, la pasta di Gragnano. Butto, fatela bene ammorbidire, dovete essere frettolosi, coccolatela piano piano lei si piega su se stessa, alla fine cede, dove va? Dopo andrà questa, ma quando vede queste due vongole, queste due fasolari, i capesanti, dove va? Cede per forza, come sta pasta. Sgusciamo una parte dei frutti del mare, una parte solamente, eccola. Vai, così. Ormai non scottano più, possiamo andare direttamente con le mani. E la cosa carina è anche le varie consistenze che trovate nei frutti del mare, perché sono totalmente differenti i lupini dalle cozze e dai fasolari. È tutta un'altra storia. E anche dalle capesante, anche il gusto è totalmente differente. Prendete 4 minuti di tempo, anzi 5 minuti di tempo. Perché? Perché dopo diamo sulla pasta 5 minuti e la finiamo di cuocere dentro alla wok. Olio sulla padella ancora che profuma di cozze, di vongole e fasolari. Poi l'aglio, fatela bello dorare, eh? Dopo un motorino di tatterino, così che rimangono belli sani. Ah. Ah. Senti i brividi. Poi un goccetto di liquido di cottura e poi comincia a tirare fuori la pasta. Guardate com'è, ancora bella dura. Però attenzione con il liquido di cottura dei frutti del mare. Giocate pure un pochino con l'acqua, perché sennò diventa troppo salata la pasta. L'acqua della pasta va salata, bene, come fate normalmente. L'importante è che non fate troppo restringere il liquido di cottura dei frutti di mare. Un bel peperoncino ci mettiamo, così ci vuole. Ecco qua. Poi prezzemolo al volo, insomma si scoccia la pasta. La cosa più grave che può succedere a un cuoco è che si scoccia la pasta, cioè proprio è la maledizione di Montezuma. Mamma mia, non vedo l'ora, non vedo l'ora, ragazzi. Ah già, sento in bocca. Poi affettiamo le capesante, così. Guardate che belle, sono morbidose, belle, coccolose. Vai, mettiamo qua dentro. Mamma mia, guarda come sta cambiando il colore della pasta, il liquido di cottura con l'amido e un po' di olio, si sta creando una cremetta che piace a noi. Avete visto pochissimo pomodoro, guardate, frutti di mare, un po' col guscio, un po' senza, così c'è anche divertimento, non ci sono colori, c'è tutto, tiè. Vai. Buona morì, prezzemolo, bella. Adesso ho iniziato, no? Tutto quanto, tutto mi è successo di tutto, già mi è tornato il sorriso. Vai. Un goccetto d'olio, bella al dente, non la fate asciugare troppo, ci piace umida. E poi sentite quei naccheri, questa qua è pure spagnola. Spettacolare. In questa pasta pure gli uccellini cantano, te rendi conto? Sì. Tiè, bella lezione, tiè. Oh, oh. Così. E prendiamo adesso un po' tutto, guardate qua questa cremetta, che guarda qua che spettacolo, tiè. Qua, qua, tiè. Questa proprio ti dice, poi dopo la pasta, di preparare il pane. La cozza, c'è tutto. E qualcuno già starà a dire, oh, oh, la salicornia, la metti? La metto sì, un secondo. Che cos'è la salicornia? La salicornia è una alga, è chiamato anche asparago di mare. Voi dovete caparla, come dicono a Roma. In che senso? Che tutti i pezzettini, questi qua più teneri, si tolgono. Ecco le punte e questi più teneri. La parte più dura non si mangia. Se ciancica ma non si mastica, quindi tutta la parte più tenera e la mettete così, se la trovate, ma io lo sapete quanto ne ho presa? 100 grammi, costava 9 euro al chilo,
È una cosa in più, se volete. Se la trovate va bene, se non la trovate non fa niente, non cominciate a fare, vi fossilizzate, eh. Io mi inginocchio, perché grazie a te Vasta e grazie a sto vino che mi hai risollevato d'umore. Bella! Ecco qua, pure io mi metto la salicornia. E adesso, guardate qua, guarda che cremetta, camera. Non potete capire. Sono giorni che cucino e sono giorni che non mangio. Ma ho cucinato per 150, per 100 persone, non mangio mai. No, oggi la di assaggio pure di camera. È da paura. Mazza che buona, porca. Che bontà che è. Ah, vedi, bella di casa. Mamma mia, ragazzi. Rifatela, se non trovate la salicornia non fa niente, basta che trovate i frutti di mare buoni e la pasta, la linguina deve essere buona, mi raccomando, se no finisce tutto quanto a schifio. Oh. Non mi stancherò mai di dirlo, alla nostra buona, fantastica, meravigliosa cucina italiana. Eppure al vino. Mazza che buona, oh. Mamma mia.